Lo sai che io sono stato il primo a svelare che vi era una, diciamo, malattia che aveva colpito tantissimi giocatori del calcio italiano, che era la ludopatia, e c'erano tantissimi giocatori che erano ludopatici, e feci il 1° agosto il nome di Nicola Fagioli. Sono venuta a conoscenza tramite i canali social tuoi. Confermi di conoscere Nicola Fagioli? Abbiamo giocato insieme alla Cremonese. E lui già alla Cremonese giocava? Giocava, sì. È Cosa giocava? partito tramite canali, diciamo, legali. Cose così. Ma era giovanissimo quando giocava alla Cremonese. Era giovanissimo, è partita così. Esatto. E giocava quindi il poco stipendio che lui aveva. Cioè, è partito quindi con scommesse normali per poi arrivare a non dover pagare subito, forse perché non aveva i soldi, e quindi scommettere sulla parola. Stiamo parlando di scommesse sul calcio. Esatto. Scommesse su tutto, gioco d'azzardo, sport, qualsiasi cosa. Anche sul calcio. Anche su calcio. Sulle partite di Serie Sì. A. Quindi faceva scommesse sia su che sul mercato nero.